di oggi che è dedicata al GDPR, al General Data Protection Regulation dell'Unione Europea. E allora, innanzitutto mi presento velocissimamente, sono Jinko Gaviglia, sono responsabile delle vendite nella regione EMEA, diciamo South EMEA, e di Health Systems, quindi inizialmente ero parte di Tango 04 e Tango 04 è stata acquisita da Health Systems nel 2016 e da allora noi gestiamo vari territori del South EMEA, tra cui anche l'Italia. In Italia lavoriamo, non lavoriamo in modo diretto, lavoriamo solo esclusivamente con una rete di partner e questo webinar l'abbiamo realizzato in collaborazione con due dei nostri partner, quelli più specializzati diciamo, sul mondo IBMI e sulla sicurezza, che sono VSS e Soluzioni IDP che mi accompagnano in questo webinar. Avete prima sentito Stefania e Giulia che sono proprio di VSS e di Soluzioni IDP. Comunque, diciamo, io queste presentazioni in generale, il ciclo di presentazioni sulla sicurezza IBMI, è redatto da uno dei nostri esperti della sicurezza che è Robin Tatham, che è un certificato in sicurezza anche proprio come trainer per ISACA, quindi fa training che poi danno crediti di certificazione per ISACA agli auditor che lavorano in ISACA ed è un esperto proprio sulla sicurezza, in particolar modo sull'IBMI, ma in generale proprio sulla sicurezza. Quindi un po' tutti i materiali che vengono realizzati da Health Systems, anche quelli che vi presentiamo, che abbiamo presentato in questi mesi, e sono sostanzialmente coordinati e in molti casi anche realizzati proprio da Robin Tatham. E questo webinar in realtà è parte di una serie, adesso non so se magari è il primo webinar a cui assistite o se avete assistito a qualche altro webinar precedentemente, però tutto il 2017 abbiamo realizzato vari webinar proprio incentrati sulla sicurezza IBMI, su vari punti della sicurezza IBMI. Vedete che abbiamo avuto varie tematiche che hanno riscosso un notevole successo l'anno scorso e quindi abbiamo deciso di continuare anche quest'anno. E questo è il programma di quest'anno. Il mese scorso, a gennaio, abbiamo fatto un webinar sulle minacce interne, sull'IBMI, e oggi ci dedichiamo al GDPR. Questo webinar sarà in generale sul GDPR e non solo esclusivo su IBMI. Rispetto, se vedrete, rispetto agli altri webinar che sono molto più incentrati sull'IBMI, questo di oggi toccherà anche aspetti multipiattaforma, anche se ovviamente parleremo dei sistemi IBMI. E quindi vedete che oggi ci dedichiamo a GDPR e il mese prossimo faremo un altro webinar che è molto interessante in ottica GDPR, poi lo vedremo più avanti, che è la crittografia, cioè come avere crittografia su IBMI in modo molto, molto più semplice di quanto era una volta, diciamo. E poi continueremo con vari webinar durante tutto l'anno, molto interessante per esempio anche quello di aprile, dove presenteremo i risultati di uno studio che facciamo ogni anno sullo stato della sicurezza dei sistemi IBMI e diamo un'idea di qual è lo stato dei sistemi in tutto il mondo, no? Quindi di media come sono configurati i sistemi IBMI, se sono sicuri, non sono sicuri e quali tipi di vulnerabilità, nel caso in cui non siano sicuri, quali tipi di vulnerabilità sono le più frequenti. Peraltro poi per l'estate vi daremo anche la possibilità, come anche l'anno scorso, di accedere a un corso di sicurezza gratuito su IBMI. E velocissimamente su Health Systems, ho detto che Robin Tatham è uno dei nostri esperti di sicurezza, in realtà come azienda Health Systems siamo molto presenti nel mondo della sicurezza, siamo parte del PCI Security Standard Council, sapete PCI è una delle normative di sicurezza più adottate perché è obbligatoria per tutte le aziende che processano dati di carte di credito e quindi devono essere compliant alla PCI. Noi siamo membri di questo Security Standard Council e in generale il modo di porci rispetto alla sicurezza è quello di, ovviamente siamo un'azienda di software, quindi vogliamo vendere i nostri prodotti, le nostre soluzioni, pensiamo che possano aiutare le aziende, ma il nostro modo di porci sul mercato è proprio di dare anche un contenuto educativo non solo esclusivamente orientato alla presentazione commerciale dei prodotti, no? E quindi proprio tutta questa serie di webinar che abbiamo fatto sono più orientati alla parte educativa dell'IBMI più che realmente a far vedere solo e esclusivamente i prodotti. Allora, passiamo a quello che è l'argomento di oggi, diciamo che è il GDPR. GDPR
E parleremo velocissimamente del GDPR, immagino che adesso molte persone saranno molto più, conosceranno molto di più rispetto a quando l'avevamo presentato le prime volte l'anno scorso, ad aprile e maggio. Però velocemente parleremo di cos'è il GDPR, che tipo di implicazioni ha in generale a livello IT e come il sistema si può aiutare con le varie soluzioni che abbiamo nei vari campi dell'IT. Allora, innanzitutto, cos'è il GDPR? Il GDPR sapete che è la nuova normativa, il nuovo regolamento che è stato editato, che è stato pubblicato dall'Unione Europea, che sostituisce il Data Protection Directive che era del 1995. Immaginiamoci dal 95 ad oggi quante cose sono cambiate, no? Per l'IT e per quanto riguarda la privacy dei dati, no? E ovviamente è cambiato tutto, no? È cambiato completamente il mondo. Quindi è giusto, mi sembra più che giusto, che ci sia una nuova normativa, no? Sulla protezione dei dati. E però una cosa interessante è che il GDPR è ovviamente un regolamento dell'Unione Europea, ma può impattare su aziende, non solo su aziende dell'Unione Europea. In realtà impatta su tutte le aziende che hanno o una sede nell'Unione Europea o che processano dati di cittadini dell'Unione Europea. Quindi ovviamente impatta tutte le aziende del mondo sostanzialmente. Infatti anche Edge Systems, l'azienda di cui io faccio parte, è un'azienda americana, noi abbiamo filiali in vari paesi dell'Unione Europea. E ovviamente stiamo lavorando per essere compliant nel GDPR prima di maggio del 2018, che manca pochissimo realmente, no? Che è quando sarà in vigore. E una cosa interessante, importante da considerare, non so se trovate la differenza tra il regolamento e la direttiva, no? Il GDPR è un regolamento, mentre la legge sulla privacy anteriore dell'Unione Europea, Data Protection Act, era una direttiva. Che differenza c'è? Sostanzialmente un regolamento è in vigente. Esattamente come stabilito dall'Unione Europea, nel momento in cui l'Unione Europea decide che sia vigente, che è maggio del 2018. Mentre una direttiva è comunque una normativa dell'Unione Europea, però che poi deve essere implementata in ogni Stato. Quindi, quando si è fatta il Data Protection Act, siccome era una direttiva, tutti i vari Stati avevano un tempo per emanare una legge che fosse in linea con la direttiva dell'Unione Europea, ma ogni paese lo poteva fare a suo modo, e ovviamente ogni paese l'ha fatto in modi abbastanza diversi uno dall'altro e in tempi diversi. Quindi avevamo le famose, adesso non ricordo esattamente quante, però ricordo che doveva essere in vigore una certa data, poi è stato posposto, proroga, proroga, proroga. Questo non è il caso del GDPR, perché è un qualcosa che, essendo un regolamento, è direttamente in vigore, quindi non dipende dagli stati membri la sua applicazione, ma è proprio direttamente in vigore in tutta l'Unione Europea. Quali sono le novità del GDPR? Allora, innanzitutto, una delle novità più importanti, ed è quella che forse sta avendo anche più rilevanza a livello di stampa o di notizie, no? Diciamo, sono le multe, perché le multe sono molto molto alte, sono fino a 20 milioni o il 4% del fatturato mondiale dell'azienda. Quindi se noi siamo parte di un'azienda come nel caso di Edge Systems, no? Se noi violassimo il GDPR saremmo responsabili con tutto il fatturato di Edge Systems di tutto il mondo, non di quello che stiamo fatturando nell'Unione Europea o in un paese specifico. E, altra novità è che il GDPR definisce quali sono i ruoli interni che devono controllare l'applicazione del GDPR, quindi il DPO, il controller, il Data Protection Officer, il controller e chi si occupa di processare i dati. E altra cosa molto interessante, che è un po' in applicazione, un po' una risposta a tutto quello che è successo in questi ultimi anni, dove c'erano state violazioni di sicurezza e magari le aziende lo comunicavano
quando già proprio direttamente non avevano più alternative e magari anni e anni dopo che si fossero verificate. Ma in questo caso, se un'azienda sa di un data breach, quindi di una fuga di dati, deve comunicarlo entro 72 ore. E poi l'altra novità del GDPR che definisce dei diritti che poi vedremo direttamente per i soggetti, cioè i proprietari dei dati, cioè noi, le persone fisiche. Andremo a vedere tutte queste cose un po' più nel dettaglio. Innanzitutto chiediamoci cos'è un data breach. Il data breach è definito come una fuga di dati, no? È dovuta a una. È dovuto a cause accidentali o anche in cattiva fede o perdite o cambi dei dati, no? Che sono nel modo in cui sono stati trasmessi, immagazzinati o in qualunque altro modo processati. Quindi è fondamentale proteggere i dati nel momento in cui sono immagazzinati e nel momento in cui sono trasmessi o processati. Poi lo vedremo quando parleremo di strategie su come proteggerci dal GDPR. E quindi per prepararsi in caso di data breach bisogna essere preparati, bisogna riconoscerlo ovviamente e bisogna notificarlo in 72 ore da quando si è verificato. Quindi queste sono due implicazioni, una politica per poter riconoscere un breach, quindi poter sapere se i propri sistemi sono stati violati e una politica per poi poterlo notificare entro le 72 ore. E come vi dicevo, le multe sono molto, molto, molto alte. Quindi abbiamo la multa, diciamo, il primo livello di multa che è fino a 10 milioni o il 2% del fatturato mondiale. Quindi questa è non aver saputo prevenire sostanzialmente un data breach, mentre molto più alto al doppio se realmente oltre a non essere riusciti a prevenire un data breach. Non siamo riusciti a comunicarlo, no? E quindi sono violazioni più gravi ancora. Vabbè, esempi di violazioni di dati sono famosi, abbiamo il caso di Equifax, no? Dove è stato violato il sistema informatico e sono stati trafugati sostanzialmente 209.000 informazioni su carte di credito, quindi dato sostanzialmente più critico, tra i dati più critici, e Tok Tok, che è un'azienda, una telco inglese, che anche lì ha avuto una multa da 400.000 sterline per un data breach, e Tesco Bank, anche lì che hanno avuto una multa incredibile perché hanno subito un hack in cui sono stati trafugati i dati di 9.000 clienti. Quindi insomma, di casi come questi ne abbiamo molti e vediamo un po' quali sono adesso i diritti che ci dà il GDPR come individui. Allora, i diritti del GDPR sostanzialmente sono 8, alcuni sono abbastanza ovvi, altri sono un po' più, diciamo, sono più una novità, no? Perché sono diritti che non erano stati menzionati nelle precedenti leggi sulla privacy, probabilmente perché ovviamente anche dovuto allo sviluppo tecnologico, no? C'erano cose che nel 95 non si potevano neanche arrivare a pensare, no? Come il profiling di una persona usando dati elettronici, no? E quindi gli 8 diritti partiamo dai primi 4. Il primo è il diritto a essere informato. Quindi noi come aziende dobbiamo poter dire a tutti gli utenti che si collegano, che stanno per dare i loro dati, dobbiamo essere trasparenti in che modo i dati vengono utilizzati, immagazzinati e protetti. Dobbiamo anche dare agli utenti l'accesso ai dati, cioè tutti gli utenti che ci hanno clienti o qualunque altra persona fisica, no, che ci ha dato dei dati suoi, deve poter sapere quali sono questi dati che ci hanno dato e come vengono utilizzati. E terzo diritto, devono anche poterli rettificare se sono incorretti o incompleti. Quindi una persona deve poter accedere ai dati che noi abbiamo di questa persona e poterli modificare nel caso in cui non siano corretti. E quarto diritto, cancellarli. Il famoso diritto all'oblio, cioè quindi se una persona
vuole che i suoi dati vengano cancellati dal database di un'azienda, poi l'azienda deve predisporsi per poterlo fare. Questi quattro diritti sono quelli forse più tradizionali, questi altri quattro invece sono un po' più nuovi, diciamo, e ambiziosi e anche più difficili da implementare, perché per esempio il quinto diritto è il diritto a, diciamo, cioè io posso concedere, una persona può concedere che i propri dati vengano immagazzinati ma non processati. Cosa vuol dire non processati? Che non possono essere utilizzati per magari mandare mailing, informazioni commerciali o essere trasferiti ad altre aziende del gruppo o magari altre aziende per fini di marketing, no? Quindi io devo avere il diritto di poter dire: ok, io ti do i miei dati, ma tu non li utilizzi, non li puoi processare. Stesso diritto è la possibilità di poter fornire al cliente una copia delle informazioni che abbiamo su di lui, quindi dobbiamo avere questo livello di IT. Non è semplicissimo da implementare, in quanto abbiamo la necessità di poter dare a tutti i nostri clienti, o comunque le persone che si interfacciano con la nostra azienda, la capacità di poter scaricare i propri dati. Magari li abbiamo in un ERP, via web, magari dare l'accesso di questo ERP per poter scaricare i dati personali via web non è così semplice. Altro diritto che il diritto ha il settimo, che è quello di poter rifiutare che i nostri dati vengano processati. Cioè, sostanzialmente, diciamo, se magari ricevo una chiamata di un qualcuno che mi dice: ah sì, ti stiamo chiamando perché magari ti interessa questo prodotto, in quel momento tu devi poter dire: ok, non voglio che mi chiamate più, e in quel momento i dati devono essere definiti come che non possono più essere processati. Quindi molto, diciamo, simile al quinto, normalmente il quinto è più nel momento in cui io do i dati, quindi nel momento in cui il cliente ci dà i suoi dati, io devo potergli dare l'opzione che non li processeremo. E il settimo invece è la capacità di poter rispondere al momento a un utente che non vuole che i suoi dati siano processati in quel momento. L'ottavo diritto è quello forse più complicato, no? Perché è più complicato da implementare per le aziende, no? Perché è il diritto a che i dati non vengano utilizzati per prendere delle decisioni automatizzate. Quindi questo è quello che dicevo prima del profiling, no? Quindi se io ho dati, anche per esempio creditizi, di una persona, e questa persona può negarsi a che questi dati vengano utilizzati in modo automatico per definire un eventuale rischio creditizio. Quindi questi dati non potrebbero essere utilizzati a questi fini o non possono essere utilizzati per profiling, no? Quindi il fatto che io abbia una certa età, che viva in una certa città e che abbia visto certe web, se io non voglio che i miei dati vengano utilizzati per prendere decisioni automatiche, in quel caso non potranno essere utilizzati per capire che tipo di profilo di persona sono. E quindi cosa si può fare per le aziende, per noi aziende, no? Cosa possiamo fare per poter essere in linea e poter realmente garantire alle persone che si interfacciano con la nostra azienda, poter garantire che realmente stiamo rispettando tutti i principi del GDPR. Allora, le soluzioni, vedete in questa matrice, sostanzialmente abbiamo gli otto diritti del GDPR come colonne, e nelle righe abbiamo le soluzioni, quindi abbiamo un po' raggruppato quali possono essere le soluzioni da implementare nelle aziende. Allora, innanzitutto, ovviamente, una cosa che va fatta e che è su tutto il GDPR è documentare, gestire e creare delle tracce di quello che sta avvenendo nella nostra azienda. Quindi quello che noi dobbiamo fare è documentare le politiche, le procedure e poter gestire tutto quello che sta avvenendo in un unico posto centralizzato, no? Quindi poter monitorare, perché se no non sapremo neanche chi sta accedendo ai nostri sistemi, e ovviamente non sapremo, per esempio, se c'è un data breach e così via. Altra cosa importante è poter avere processi automatici
che permettono alle persone che si interfacciano con noi di accedere ai loro dati. E quindi il diritto 2 e il diritto 6, che è la possibilità di accedere ai dati, scaricarli e poterli modificare, e ovviamente tutto questo ha un impatto sui sistemi IT e quindi dobbiamo cambiare in qualche modo i processi. Quindi questo è un qualcosa che anche abbiamo soluzioni che possono anche aiutare a far questo. Diciamo, le due successive sono fondamentali qua per il GDPR, perché uno è assicurare, automatizzare i file transfer, quindi nel momento in cui noi mandiamo dati da noi, dalla nostra azienda a un'altra azienda o a un'altra persona della nostra azienda, magari in un'altra filiale, come li mandiamo? Li mandiamo in un modo sicuro o non sicuro? Se li mandiamo in un modo non sicuro, questi dati possono essere trafugati e quindi saremmo responsabili a livello di GDPR. Quindi dobbiamo rendere sicure tutte le trasmissioni di dati all'esterno della nostra azienda e proteggere anche i dati dei nostri sistemi con encryption, no? Criptazione si dice in italiano, sì, non mi veniva la parola in italiano, con criptazione. Questo perché? Perché se ci rubano i dati e i dati sono criptati, in quel caso ovviamente io non, come azienda non sono responsabile perché i dati non possono essere riconosciuti, quindi mi hanno rubato i dati, però in realtà nessuno può risalire a una persona fisica su questi dati, perché sono criptati. Altre procedure per poter scoprire se i dati non sono corretti o per dare possibilità di cancellarli alle persone che si interfacciano ai nostri sistemi. Quindi, come Systems, in che modo vi possiamo aiutare? Sostanzialmente sull'IBMI abbiamo un insieme di soluzioni completissimo, e se avete già assistito a qualcuno dei nostri webinar saprete che abbiamo software per risolvere qualunque tipo di necessità nel mondo IBMI, ma andando al mondo cross platform abbiamo soluzioni assolutamente multipiattaforma per poter rendere i file transfer sicuri, per automatizzare i processi e per fare un logging di tutti gli accessi ai nostri sistemi. Prima di questo, prima di capire meglio quali sono le soluzioni che vi può dare il Systems per essere compliant GDPR, vediamo un attimo qual è il cammino tipico per implementare GDPR nelle vostre aziende. Ovviamente il primo passo è la consapevolezza, quindi sapere, immagino che questo passo dovremmo già esserci arrivati da un po', perché oggi come oggi quello che vediamo, siccome mancano pochi mesi ormai, le aziende sì che hanno una certa consapevolezza già sul fatto che devono essere compliant sul GDPR, no? Quindi ovviamente vanno valutate, passo 2, le politiche attuali e i procedimenti attuali, identificare quali sono i requirement del GDPR e sostanzialmente vedere qual è una gap analysis, no? Quindi vedere qual è lo scostamento tra le politiche che abbiamo e quelle che sono necessarie a livello di GDPR. A questo punto, una volta identificate queste politiche, implementare le nuove politiche e aggiornare le politiche esistenti e ovviamente a cascata fare i cambi tecnologici necessari, no? Quindi prima bisogna sempre partire prima dalla politica e poi l'IT è una conseguenza di questa. E poi ovviamente dobbiamo formare le persone e controllare che tutto questo non sia solo fatto una volta e poi ce ne dimentichiamo, ma che sia un qualcosa di continuo nell'azienda. Quindi, come vi possiamo aiutare noi come Health Systems in tutto questo? Allora, possiamo aiutarvi in vari modi. A livello di sicurezza abbiamo un insieme di soluzioni che aiutano su tutti i campi della sicurezza. In molti di questi abbiamo soluzioni soprattutto per sistemi IBMI, ma in altri campi abbiamo anche soluzioni su altre piattaforme. E vedete che a livello di Health Systems possiamo aiutarvi sia a livello di assessment della vulnerabilità, quindi dirvi se i vostri sistemi sono vulnerabili, prevenire intrusioni, quindi dare un layer di protection dell'IBMI, di modo che da impedire che persone dall'esterno possano entrare, generare tutto un insieme di reports per poter essere sicuri che siamo compliant a GDPR, ma anche altre normative come possono essere PCI o ISO, criptare i dati, proteggerci da virus, gestire e identificare gli accessi,
Managed File Transfer, quindi tutto quello che è trasferimento di dati, gestione delle politiche di sicurezza e l'integrità dei sistemi. Quindi la sicurezza, come sempre, la sicurezza va vista come una sicurezza esterna, quindi prevenire che le persone, aziende, hacker, eccetera, che sono all'esterno della nostra azienda possano entrare nei nostri sistemi. Questo è un tipo di sicurezza. E poi c'è la sicurezza interna, che è prevenire che ci possano essere fughe di dati o comportamenti non corretti, ma sia in buona fede, magari per errore o in cattiva fede, perché magari qualcuno dall'interno può impossessarsi dei nostri dati e portarli all'esterno. E andiamo a vedere un po' più nel dettaglio quali possono essere queste soluzioni. Concentriamoci innanzitutto, ovviamente non vi spiegherò nel dettaglio tutte queste aree di soluzioni, ma ci concentreremo su quelle più interessanti per il GDPR. Una di queste è la crittografia, quindi crittografare i dati dell'IBMI, in questo caso questa soluzione è solo esclusivamente su IBMI, in modo che possiamo mascherarli, e questo lo possiamo fare a livello di applicazione. Quindi diciamo la crittografia è indipendente dall'applicazione e non richiede ricompilare l'applicazione per una volta che è stata crittata, perché c'è una funzionalità nell'IBMI che permette direttamente a livello di applicazione di poter decidere chi può vedere i dati in modo leggibile. Quindi magari un manager può vedere un numero della carta di credito completo, il servizio a clienti non lo vedrà mai completo, vedrà solo magari le ultime cifre o le prime, di modo che possa identificare se è la carta di credito corretta, mentre il pubblico non lo vedrà direttamente. Quindi noi possiamo decidere in funzione di che persona che sta utilizzando l'applicazione cosa può vedere. Ed è un prodotto molto, molto interessante, molto, molto semplice da usare, molto veloce, che realmente è una delle soluzioni più semplici e più veloci e più facili da implementare per essere ovviamente parzialmente, niente vi dà il 100% di compliance al GDPR, ma vi dà una sicurezza notevole, perché sapete che se ci fosse una fuga di dati, un data breach dei dati sul sistema IBMI, sapete che questi dati sono criptati, quindi in ogni caso non sarete soggetti a nessuna multa a livello di GDPR. Altra protezione importante è la protezione dai virus. Protezione dai virus che il system soffre sia per IBMI, AIX e Linux. Ovviamente i virus, ovviamente sui sistemi nativi IBMI, AIX o Linux non ci sono, quindi non ci sono dei virus sviluppati direttamente per IBMI, ma tutti questi sistemi hanno cartelline Windows, no? In file system Windows, no? Quindi questi oggetti nelle cartelline Windows possono essere, ovviamente possono avere degli oggetti Windows, possono avere un file Word, un file PDF e così via, e questi oggetti possono avere dei virus. E quindi, se questi oggetti hanno dei virus, possono comunque avere degli impatti importanti sui nostri sistemi. Abbiamo avuto casi di ransomware dove è stato criptato tutto il contenuto dell'IFS in un AS400, e quindi per esempio il sistema, molte applicazioni non funzionavano. Per esempio tutte le applicazioni Java salvano i dati nell'IFS, quindi se ne abbiamo un virus nell'IFS e questo virus cripta tutti i dati per poi avere un riscatto, no? Il tipico caso di ransomware, e le nostre applicazioni sostanzialmente non funzionano. Quindi è fondamentale poter monitorare anche, avere anche un antivirus nei sistemi IBMI, AIX e Linux. Quindi abbiamo un antivirus che funziona su tutti e tre questi sistemi, utilizza l'engine di McAfee, che viene aggiornato costantemente, e dà una protezione in tempo reale o anche a seconda di scheduling. Altra cosa che possiamo fare è il Managed File Transfer. Vi dicevo prima che è anche questa una delle aree più importanti per essere compliant GDPR. E abbiamo detto prima, i dati immagazzinati, quindi statici, su IBMI li possiamo crittografare.
Per quanto riguarda i dati in movimento, la maggioranza delle aziende, quando manda i propri dati ad altre aziende, ad altre persone, a partner e così via, questi dati normalmente li manda magari via email, e sapete che l'email non è un protocollo sicuro, è un protocollo che può essere intercettato, quindi non è assolutamente sicuro nel momento in cui il dato viaggia, no? E quindi è fondamentale assicurare il manager del transfer. Da poco abbiamo parlato con un'azienda, una mutua spagnola, che ha varie cliniche in tutta Spagna, e queste cliniche gli mandavano i dati i dottori sostanzialmente quando facevano una diagnosi, non so, la GX o qualunque altro tipo di esame ai pazienti, li mandavano via email. Ovviamente questo non può più essere con il GDPR, non si può più fare, o perlomeno si può fare, ma è pericolosissimo perché è il modo più semplice per poter subire un furto dei dati. Quindi diciamo che la crittografia e la gestione dei file e l'invio di file sono probabilmente le due aree da cui io inizierei se volessi cominciare ad essere compliant GDPR. Come possiamo gestire il managed file transfer? Abbiamo un prodotto che si chiama Go Anywhere, che è un prodotto completamente multipiattaforma, quindi funziona su Windows, Linux, Unix e AS400, che ci permette di gestire tutto quello che è la trasmissione di file, sia in uscita che in entrata, sia da una persona a una persona, quindi quando io mando una persona fisica sta mandando un file a un'altra persona fisica, sia che da sistema a sistema, quindi quando abbiamo una trasmissione di file da un'applicazione che magari poi manda i file in una cartellina e poi un'altra applicazione li prende, no? O da sistema a persona, da persona a sistema, quindi gestisce un po' tutti i casi. Tutto questo trasferimento file in uscita e in entrata viene fatto in modo completamente sicuro, quindi abbiamo protocolli sicuri come FTPS, SFTP, AS2, e HTTPS, quindi tutti i protocolli completamente sicuri di modo che il file non possa mai essere vulnerabile ad attacchi da parte di hacker, no? Quindi noi possiamo trasferire i file in modo sicuro e possiamo automatizzare anche la trasmissione di file. Quindi possiamo dire, ok, quando succede questa cosa in questa applicazione, metti il file in questa cartellina, quando c'è un file in questa cartellina, automaticamente mandalo a quest'altra cartellina e così via. Altra cosa interessante, soprattutto in ottica GDPR, è che possiamo fare un reporting di tutti i file che noi abbiamo trasferito, come sono stati trasferiti, quando sono stati ricevuti e così via, che è fondamentale per poter poi essere compliant e GDPR. Quindi, prodotto molto completo, vi dicevo, multipiattaforma, in realtà ho detto IBM, Windows, Linux, AX e Unix, ma anche su Amazon and Azure, quindi anche dalla cloud può funzionare. E funziona sia batch, quindi con procedimenti direttamente informatici, o ad hoc, quindi vuol dire se abbiamo un utente che vuole mandare un file a un altro utente, anche lì abbiamo possibilità di farlo in un modo sicuro, e con auditing e con protocolli assolutamente sicuri, quindi con firma digitale e con crittografia 256. E cosa interessante è che ci permette anche di ricevere file in modo sicuro, quindi attraverso un gateway che è automaticamente incluso nel prodotto, noi possiamo predisporre un modo di modo che le altre aziende ci possano inviare file in modo sicuro. Adesso, senza entrare nel dettaglio del prodotto, tipicamente diciamo questo si può fare in vari modi. Abbiamo un modulo che quello che permette di fare è condividere un po' come fosse Dropbox le cartelline, quindi funziona a tutti gli effetti come un Dropbox, ma i file sono comunque nei nostri sistemi, quindi non li stiamo mettendo in una cloud, ma rimangono on-premises, quindi nei nostri sistemi. Questo è un modo. Un altro modo per poter ricevere file, per esempio, da partners o da clienti o da filiali remote, è quello di predisporre un formulario web, di modo che le persone che ci deve mandare un file possa compilare questo form e poi faccio un attachment del file. E questo file a noi arriverà in protocollo assolutamente sicuro e end-to-end, no? Quindi in questo caso
possiamo anche rendere sicure le comunicazioni. E poi un altro modulo che si chiama Secure Mail, che quello che fa è rendere sicuro l'invio di file via email. Perché quella che farà la persona per mandare un attachment sarà esattamente mandare un attachment come lo farebbe normalmente con Outlook oggi, però in realtà a livello utente è trasparente, però a livello di sistema quello che farà la persona sarà aggiungere l'attachment al suo email. In realtà quello che lui manderà sarà un link al documento, quindi il documento verrà messo in un server sicuro. La persona che riceve l'email riceverà un link, potrà scaricare questo documento di nuovo con un protocollo sicuro. Quindi in questo caso stiamo rendendo assolutamente sicuro il trasferimento email. E altra cosa, quindi passando a un'altra area della GDPR, che è quella di automatizzare i processi. Quindi se vi ricordate prima io dicevo che ci sono alcuni diritti che vengono dati alle persone di poter scaricare per esempio i loro dati, i dati che noi possediamo su questa persona, poterli scaricare in un formato comune. Un formato comune, il GDPR definisce che deve essere un formato comune che può essere per esempio tranquillamente un Excel, per esempio. Come facciamo noi se abbiamo i loro dati, i dati della persona, abbiamo un RP, magari un RP legacy che non ha accesso web o che non è previsto comunque che un utente dalla web si possa scaricare i propri dati, come facciamo a rendere questi dati disponibili? E ovviamente dobbiamo programmare, no? Una delle soluzioni è quella di fare un programmino di modo che ci permetta di far sì che una persona che richiede i suoi dati li possa scaricare. Un'altra alternativa è utilizzare un prodotto come Automate, che è un prodotto che è, diciamo, nell'insieme di prodotti di Robotic Process Automation, RPA, non so se qualcuno di voi ha già sentito questo acronimo, e che sostanzialmente serve per automatizzare operazioni eseguite dagli utenti, operazioni eseguite dalle applicazioni. In questo caso, Automate, quello che vi permetterebbe, per esempio, se c'è un utente che richiede i propri dati, automaticamente quello che potrebbe fare è andare a prendere i dati dall'RP, magari con una query SQL, o addirittura aprendo l'interfaccia dell'RP e andando a prendere i dati, copiarli, metterli in un Excel e rendere disponibile l'Excel o mandarlo via email alla persona che l'ha richiesta. E tutto questo può essere fatto in modo automatico senza dover programmare. Questo è solo un esempio di utilizzo di Automate. Abbiamo tantissimi esempi. Per esempio, abbiamo molti clienti che lo utilizzano per controllare le fatture in arrivo. Gli arrivano delle fatture con un template di magari clienti che hanno, non so, per esempio 4-5 template coprono il 90% delle fatture che ricevono, perché magari lavorano con grandi clienti, no? E quindi leggere i dati della fattura, cioè si insegna Automate di leggere il dato, dov'è la data della fattura, dov'è il numero della fattura, dov'è l'importo, dov'è la partita IVA e così via. Questi dati leggerli, salvarli in un file, controllare innanzitutto che siano corretti, salvarli in un file, mandarli a un'altra persona dicendo: guarda, è arrivata una fattura di questo tipo, e metterli in un'applicazione, per esempio, nella nostra applicazione di contabilità, per poter registrare la fattura che ci è arrivata. Quindi questo è un altro esempio, no? Poi se siete interessati ad approfondire Automate potete contattare i nostri partner, perché ci sono 2 milioni di casi di utilizzo, perché realmente è un prodotto che può fare qualunque cosa. In ottica GDPR sì che vi servirà per tutto quello che può essere rendere disponibile le informazioni alle persone che accedono ai nostri sistemi, se i vostri sistemi non sono già preparati per poterlo fare. E quindi un software molto semplice da utilizzare, funziona tutto con drag and drop, quindi non bisogna configurare niente, è un software completamente Windows che permette di automatizzare su tutti i sistemi, incluso AS400. E andiamo un po' sulla parte più di sicurezza, quindi diciamo sulla parte di sicurezza, quindi abbiamo parlato un po' di tutti i vari settori. Ovviamente a livello di sicurezza abbiamo varie soluzioni, no? Oggi ci stiamo dedicando a GDPR, ma poi se guardate anche gli altri webinar vedrete che sono molte le aree che noi possiamo coprire, no? Perché abbiamo un portfolio molto molto ampio di prodotti. Soprattutto per IBM, ma adesso con HelpSystem stiamo acquisendo aziende di sicurezza nel mondo Windows, Unix e Linux. Quindi sicuramente questa offerta che oggi abbiamo
diciamo 80, 70, 80% ai BMI e sarà su tutte le piattaforme tra non tantissimo tempo. Ok, quindi diciamo cosa fare adesso? Come potete iniziare? No? Immagino che visti i tempi, probabilmente avete già iniziato, no? Però in che modo vi possiamo aiutare, no? Per essere compliant GDPR? Innanzitutto i nostri due partner, Soluzioni DP e QSS, già collaborano con aziende, con studi legali o comunque aziende di consulenza, auditor che possono aiutarvi a fare la parte più preparatoria, no, del GDPR, quindi la parte di audit, analisi dello stato, vedere qual è lo scostamento rispetto ai requirement del GDPR e poi aiutarvi a verificare che diciamo, siamo sempre compliant, no? Perché come dicevo all'inizio, la compliance non è una cosa che si fa una volta e punto finita, ma è un qualcosa che va sostenuto nel tempo. Altra cosa che potete fare è, questo per IBMI e sistemi AX, richiedere un security scan. Il security scan è un qualcosa che vi dice se il vostro sistema è vulnerabile o meno ed è uno strumento assolutamente gratuito, ci mette meno di un minuto ad essere eseguito, genera questo report che vedete qua con qualche immagine del report che vi dice qual è lo stato della sicurezza per quanto riguarda accessi di rete, Public Authority, User Security, System Security, System Auditing e privilegi degli amministratori. Questo è l'esempio di report che abbiamo su IBMI, ma lo possiamo fare anche su AX. Quindi vi dicevo, assolutamente gratuito e i nostri partner vi possono anche aiutare ad analizzarlo e vedere quali sono le cose più gravi, no? Diciamo le vulnerabilità più gravi che avete. Altra cosa che potete fare è andare nella nostra web di Health Systems, c'è un'area dove c'è compliance, nella zona di soluzioni compliance, c'è proprio un'area dedicata al GDPR, dove abbiamo varie presentazioni di GDPR, ovviamente il materiale in questo caso è in inglese, e un white paper su GDPR, quindi potete un po' approfondire quali sono i requirement più importanti del GDPR. E ovviamente se avete domande, siamo ben lieti di poter rispondere adesso. E quindi magari vi do qualche minuto di modo che possiate scrivere le vostre domande nella finestra di chat, nella finestra di domande e risposte, e poi ci ricollegheremo tra 2 minuti per rispondere alle domande che ci avete fatto. Beh, stavo guardando qua velocemente, c'è una persona che ci chiede se questo webinar è registrato. Sì, lo stiamo registrando e tra un paio di giorni sarà disponibile la registrazione, quindi ve la manderemo. Tutte le persone che hanno partecipato a questo webinar manderemo un link per poter richiedere informazioni per accedere alla registrazione del webinar. Un'altra domanda è se di un'azienda europea che è comunque però che è parte di un gruppo americano, se sono anche loro soggetti a GDPR. Allora, quello che dicevo all'inizio è che sono soggetti a GDPR realmente tutte le aziende che processano, che hanno sedi nell'Unione Europea o non e o che processano dati di cittadini europei, dell'Unione Europea. Quindi, ovviamente un'azienda americana che immagino che se si sente un webinar italiano probabilmente avrà una sede in Italia, quindi ha una sede nell'Unione Europea, quindi soddisfa il primo requisito e probabilmente processerà dati dei cittadini dell'Unione Europea. Quindi sostanzialmente in realtà sono praticamente tutte le aziende al mondo sono soggette, no? Sì, un'altra domanda è in relazione al trasferimento file e se può ricevere, sì, se può ricevere, se, se, il no, se questo prodotto permette anche di ricevere file in modo sicuro da persone che non hanno il prodotto. Quindi mi sembra una domanda molto, molto intelligente, nel senso, se io ho un prodotto di trasferimento file, devo obbligare tutte le persone che mi mandano file ad utilizzare il mio stesso prodotto? No. Beh, può anche essere, diciamo, ci sono vari modi, per esempio, se è una vostra filiale, magari
sì che gli potreste dare il prodotto per poter utilizzare protocolli più veloci, ma nel 99% dei casi ovviamente questo non succederà e quindi non è necessario, perché usiamo protocolli standard. Quindi ci sono vari modi, adesso senza addentrarci nel dettaglio di quali sono tutte le modalità di trasferimento file, però per esempio io posso far sì di avere in entrata possibilità di ricevere file via FTPS, SFTP o HTTPS, quindi questi sono tutti protocolli sicuri, quindi una persona che possa mandare file con quei protocolli li può mandare a me, o se invece questa persona non ha possibilità di mandare via FTPS, SFTP o HTTPS, quello che possiamo fare è predisporre un altro sistema, che può essere questo, quello che dicevo prima della Dropbox, un Dropbox accessibile al pubblico di modo che il pubblico possa fare l'upload di un file in questa Dropbox. A livello grafico si vedrebbe esattamente come Dropbox, quindi la persona si collega a un link, vede un insieme di cartelline o vede solo una cartellina che è quella che lui può utilizzare e fa un upload del file nella cartellina. Questo è un sistema, quindi la persona deve avere niente, deve avere solo un browser che funzioni con HTTPS e che quindi possa fare questa operazione. O quello che dicevo durante la presentazione, possiamo predisporre un form web che poi possiamo mettere dentro le nostre pagine web come un frame e questo form web realmente avrà dei campi che possiamo definire, nome, cognome, email, eccetera, bla bla bla, descrizione, e poi un tastino dove noi possiamo fare l'upload del file. Questo file verrà uploadato, quindi la persona che fa l'upload direttamente con un browser è sufficiente, e questo file viene uploadato e io me lo ritroverò nel mio sistema automaticamente. Tutto questo viene fatto on premises, quindi se noi vogliamo possiamo avere tutto installato nei nostri sistemi e poi se vogliamo possiamo anche installarlo in una cloud, per esempio Amazon o Azure, no? Sto guardando se c'è qualche altra domanda, no, di nuovo se la registrazione, direi che non ci sono altre domande, quindi direi per il momento che abbiamo finito. Vi ricordo di partecipare ai successivi webinar e ovviamente se avete qualche altra domanda potete contattarci direttamente, potete contattare direttamente me o i nostri partner in Italia, Soluzioni DP e VSS. Grazie per l'attenzione.